Ciao, sono il dottor Alexandre Amato, chirurgo vascolare dell'Istituto Amato e aprendo il mese di giugno lipedema, che è il mese della consapevolezza dell'lipedema. Parleremo qui dell'impatto psicologico dell'lipedema, cosa la mente soffre con questa malattia. È un argomento che adoro trattare. Comunque il lipedema potete vedere qui sul canale, c'è una playlist enorme piena di video sul lipedema, ne parliamo da molto tempo qui sul canale e ora penso sia il momento di aggiornare alcuni concetti di cui si parla in giro, soprattutto perché il lipedema, giusto per darvi un'idea, negli ultimi 5 anni è stata pubblicata la stessa quantità di articoli scientifici che in tutti gli anni precedenti dalla sua prima descrizione nel 1940. Questo cosa significa? Che ci sono molte novità che escono come pubblicazioni scientifiche negli ultimi mesi e sono molto orgoglioso di dire che qui all'Istituto Amato pubblichiamo molto nella letteratura scientifica internazionale sull'lipedema. Quindi oggi parleremo della parte mentale. Affronteremo tutte queste questioni psicologiche e le strategie di come affrontare questo problema. Dopotutto il lipedema non è solo un problema estetico e tantomeno solo un problema di deposito di grasso negli arti inferiori. È un problema metabolico che colpisce tutto il corpo e se non ne sei consapevole finirai per pensare che solo rimuovere questo grasso dalla gamba risolva il problema. È molto lontano da questo. Il primo aspetto è l'ansia e lo stress. L'ansia e lo stress sono capaci di generare infiammazione e il lipedema si nutre con l'infiammazione cronica, sistemica di basso grado, quell'infiammazione che rimane nel nostro corpo tutto il tempo. Quindi se abbiamo per qualche ragione esterna un aumento dello stress e dell'ansia, avremo un aumento di questa infiammazione nel nostro corpo. Ma anche il contrario è vero. Quindi man mano che abbiamo un aumento di questa infiammazione nel nostro corpo, risponderemo con più ansia e stress. E questo finisce per generare un ciclo negativo, una spirale negativa, in cui molte donne finiscono per entrare e non riescono a uscirne senza una guida adeguata. Trovo curioso che molte di queste donne siano estremamente ansiose, percepiscono questa ansia, ma non si rendono conto di quanto questo impatti sulla loro vita. Questa ansia, questo stress cambierà il ritmo circadiano. Sono donne che hanno difficoltà a dormire, dormono poco o con un sonno non ristoratore. Solo che la rottura del ritmo circadiano peggiorerà anche questa ansia e stress. Quindi ci sono vari fattori, ad esempio il caffè. Ci sono alcune persone con una mutazione genetica che sono estremamente suscettibili all'impatto della caffeina sull'ansia e vedo molte con un'ansia al massimo e non rinunciano al caffè. Non vale la pena fare un test, stare alcune settimane senza caffè per vedere se questo non sta influenzando la tua vita. Di un caffè lo prendi ogni giorno con caffeina? Voglio sapere, scrivi qui sotto quanto il caffè influisce sulla tua ansia, hai mai smesso per prestare attenzione a questo? Il tuo corpo parla, se tu presti attenzione ai segnali che ti darà, ti accorgerai se c'è una difficoltà a dormire, se c'è un cambiamento d'umore in qualche modo e stare un po' di tempo senza per poi reintrodurre, allora te ne accorgi di più. Un altro aspetto importante da menzionare sono le fasi del lutto. Questo è ben menzionato nella letteratura, le 5 fasi del lutto. Ah, ma stai parlando di lipedema perché hai iniziato a parlare di lutto? Perché non è solo lutto, nonostante il nome fasi del lutto, questo può accadere in qualsiasi brutta notizia. Quindi quando hai, per esempio, una diagnosi di lipedema e puoi considerarla una cattiva notizia, puoi attraversare queste 5 fasi del lutto, che inizia con la negazione. La negazione è il problema, non è mio, io non so, non è con me, stai parlando con un'altra persona. Nel caso del lipedema sarebbe
il medico che dà la diagnosi di lipedema e la persona chiude le orecchie, no? Dice non ho lipedema, sono andato su internet, ho visto le foto, non c'entra niente con me, non ho nulla da fare. Il problema della fase della negazione è che se non consideri che il problema è tuo perché dovresti risolverlo o perché dovresti fare il prossimo passo per cercare di migliorare la tua vita, alla fine non è un problema per te. Quindi la negazione è una fase negativa. Di solito è la prima fase in cui resti immobile senza agire sul problema. La fase successiva è la fase della rabbia. La rabbia è accidenti, perché proprio io non me lo merito questo. È la rabbia alla notizia, la brutta diagnosi dell'ipedema, accidenti, tutte le mie amiche stanno bene e io ho il lipedema. Che rabbia, no? Questa sarebbe quindi la fase della rabbia. E così tutti passano. Molte volte queste fasi sono fasi brevi, no? Può durare alcune ore o a volte anche giorni. E il problema della fase della rabbia è che di nuovo sei in una fase immobile in cui non farai nulla per migliorare la tua qualità di vita. E molte volte vedo che la rabbia viene diretta verso il grasso è sproporzionata al problema. È un fraintendimento di cosa rappresenta il lipedema. Dopotutto il lipedema è il modo in cui il tuo corpo ha trovato di proteggerti dall'infiammazione. Quindi puoi non gradire il grasso, puoi non gradire l'aspetto estetico che presenta, puoi non gradire tutti i sintomi del dolore, peso, stanchezza che possono apparire nelle tue gambe, ma devi riconoscere cos'è, no, il lipedema. Il lipedema è il tuo corpo che cerca di proteggerti da un altro problema più grande che ti sta perseguitando, che è l'infiammazione. Quindi quando provi rabbia pura, 100% rabbia per questo, non hai capito il problema. Devi avere in realtà un rapporto di amore e odio. Va bene, capisco che il lipedema mi sta aiutando, mi sta proteggendo da questa infiammazione e capisco Nane che non mi piace il lipedema a causa dell'aspetto visivo, estetico e dei sintomi che mi porta, ma devi avere questa dualità. Se non ci fosse e tu rimuovessi solo il lipedema, affronteresti un enorme problema successivo, l'infiammazione, senza la protezione del lipedema. La terza fase è la più difficile, la fase della contrattazione, in cui cerchi di negoziare con l'universo una soluzione per il tuo problema. Va bene, allora ho il lipedema, quindi voglio pagare per risolverlo. Ed è qui che molte approfittano delle persone con lipedema, offrendo soluzioni miracolose, cioè paga qui, per ottenere la tua soluzione. Questa soluzione potrebbe essere un intervento chirurgico, ma ti avverto che non è la risposta. Potrebbe essere una pillola miracolosa o un corso miracoloso. Gente, non esiste una soluzione miracolosa per il lipedema. Non è solo una questione di grasso. Il lipedema è un problema metabolico molto più complesso di così. Quindi fate molta attenzione alla fase della contrattazione, perché la fase della contrattazione si interrelaziona anche con l'impulsività legata all'ADHD, che è anche connessa al lipedema. Ne parleremo più avanti. State attente quando avete questa voglia di risolvere il problema. Ah, io pago qui, vendo la mia casa per fare questa chirurgia, perché la chirurgia risolverà il mio problema. Portate il problema da quando siete nati. Può aver avuto i sintomi più tardi perché l'infiammazione ha impiegato più tempo a manifestarsi. Non è necessario e non dovete risolvere d'impulso. Il problema dell'ipedema. Prima devi capire il tuo corpo, prima di affrontare un processo irreversibile. La prossima fase del lutto è la depressione. È quel oh cielo, solo a me, che sfortuna. Oh, vida,
Tutti possono attraversare questa fase della depressione legata all'ipedema. L'infiammazione può generare depressione, rendendo l'ADHD più comune come conseguenza dell'infiammazione anziché come causa primaria. L'ansia e l'ADHD sono risposte più comuni nelle donne con l'ipedema rispetto alla depressione. È importante prestare attenzione alla presenza della depressione come un'ombra costante di cui dobbiamo sempre tener conto. Avviso gente, togliere il grasso non risolverà questo problema. E poi arriva la quinta fase, che è la fase della accettazione. Questa, sì, no? È la migliore fase in cui trovarsi in relazione alla diagnosi dell'ipedema, perché nel momento in cui accetti il problema dici va bene, ho capito, no, l'ipedema, lo accetto. Quindi cosa devo fare per migliorare? Quindi questa accettazione della responsabilità, accettazione del fatto e accettazione che l'ipedema è una risposta del tuo corpo a un altro problema. Riesci a fare il passo successivo, riesci a chiederti va bene, quindi cosa devo fare per migliorare? E solo questo è già un passo enorme per migliorare la qualità della vita, migliorare la malattia, migliorare l'estetica e migliorare tutto il resto. Perché se non accetti che il problema è tuo, darai la responsabilità anche al medico di toglierti questo problema. Noi possiamo aiutare, possiamo mostrare la strada, possiamo dire guarda, questo è buono e questo è cattivo, perché se non te ne accorgi e metti la responsabilità al 100% sul medico, davvero ciò che può essere fatto di responsabilità quasi, no? Esclusiva del medico, è la chirurgia, ma così non farai tutto il resto che è necessario per risolvere quel grande problema che è l'infiammazione. La responsabilità del trattamento dell'ipedema è nelle tue mani, non è nelle mani del medico. Il medico può orientarti, può guidarti, può metterti sui binari giusti, può consigliare farmaci che possono aiutarti, i farmaci che possono non aiutarti, può fare un intervento chirurgico in casi eccezionali dove sia necessario. La maggior parte dei casi non richiede chirurgia, ma il medico non può essere ritenuto responsabile per eliminare questa malattia dalla tua vita. E se hai capito che il medico è in grado di togliere questa malattia dal tuo corpo e tu non dovrai fare più nulla, è perché non stai leggendo le scritte in basso, non stai leggendo le note a piedi pagina e fai molta attenzione. Un altro aspetto molto frequente è quello che alcune persone intendono come dismorfia corporea, ma io non sono affatto d'accordo. Non è una dismorfia corporea, è una sproporzione tra ciò che la persona vede del proprio corpo e ciò che le persone intorno a lei vedono. Alcune persone ne hanno di più, altre ne hanno di meno. E tutto questo dipende dalla quantità di infiammazione presente nel corpo. Cosa significa questo? Significa che quando una donna con l'ipedema ha un'infiammazione molto elevata, vedrà molto di più nel suo corpo di quanto vedano le altre persone, perché le altre persone non stanno cercando questi segni di infiammazione, stanno vedendo ciò che è il visibile, ciò che c'è. Ora, la donna con l'ipedema e infiammazione esplosa è esattamente quella donna che dopo un intervento chirurgico e manterrà l'infiammazione esplosa potrebbe non avere un miglioramento estetico, perché continuerà a vedere in qualche modo questa infiammazione. Un altro aspetto psicologico importante è quello che abbiamo appena pubblicato su una rivista scientifica, riguarda la correlazione tra l'ADHD e l'ipedema. Quindi cos'è l'ADHD? È il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, anche se nelle donne è più raro o meno frequente l'iperattività, è il TDA, il deficit di attenzione, e personalmente non sono d'accordo con il nome, non dovrebbe essere deficit di attenzione, ma piuttosto una variazione di attenzione. Sono persone che non riescono a concentrarsi in alcuni momenti, ma per ciò che realmente amano possono dedicare tutta la loro attenzione, che sarebbe il città iperfoco. Ho un intero video che parla del TDAH, se vuoi.
approfondire l'argomento, basta guardarlo qui sul canale. Ma parliamo allora dell'aspetto psicologico del TDAH in relazione con il lipedema. Se le donne con lipedema hanno una probabilità maggiore di avere l'ADHD, qual è l'importanza di ciò? L'importanza è che l'ADHD comporta una grande impulsività. Questa impulsività può portare a prendere decisioni inadeguate, molte volte per operarsi. Quindi è quella cosa arrivata dal medico e il medico ha proposto come primo trattamento che è la chirurgia per il lipedema. E questa donna che ha la ADHD penserà: accidenti, che bello, c'è l'operazione, quindi voglio operarmi per ieri. È questa impulsività. Ma chi ha la ADHD e chi ha il lipedema non ha un deficit mentale, niente di tutto ciò, non ha carenze di PONA, QI, tutt'altro, sono donne molto intelligenti, si renderanno conto a un certo punto che quella decisione è stata guidata dall'impulso e che non è stata pensata e decisa in base al proprio corpo, a ciò che si conosce del proprio corpo, alla malattia o persino a fatti o reali e legati ai propri sintomi, che si sono visti per tutta la vita con questi sintomi. Poi qualcuno presenta la soluzione miracolosa e a causa di questa impulsività decide di operarsi. Non darà una possibilità al trattamento conservativo per vedere se c'è davvero un miglioramento significativo nella qualità della vita e nella causa della malattia, che è l'infiammazione. E poi cosa arriva? Arriva il pentimento. Quindi quello che ricevo qui in studio sono donne che hanno già operato le gambe, hanno già fatto la liposuzione alle gambe e sono insoddisfatte del risultato, sono fuori controllo dal punto di vista clinico, hanno il metabolismo estremamente difficile da controllare. Molte volte hanno operato le gambe senza nemmeno sapere della diagnosi di lipedema. Era un desiderio estetico di tempo fa e hanno trovato qualche chirurgo plastico che facesse l'intervento. E oggi, con l'apparizione del lipedema nei media, vedo già molti chirurghi operare dicendo che è lipedema e mostrando questo come se fosse la soluzione definitiva di questa questione. E non lo è. Ma l'ADHD ha un altro aspetto, che è anche quello della dopamina nella regione frontale del cervello. La dopamina è il nostro neurotrasmettitore che indica la ricompensa, no? Tutto ciò che facciamo che libera una dopamina, poi ci piace e quindi tendiamo a farlo più volte. Quindi questa dopamina, che è legata a vari comportamenti che facciamo nel pane quotidiano, e molte volte finiamo per scegliere la dopamina sbagliata. Cosa intendo dire? Tutte le dipendenze liberano un po' di dopamina, perché altrimenti non diventerebbe una dipendenza, giusto? Quindi, come mai? Ah, la sigaretta. La sigaretta rilascerà dopamina nel cervello. Questa dopamina darà piacere e stimolerà la persona a fumare la prossima sigaretta. Così come un bocconcino, quel cibo che non hai fame, ma vuoi fare uno spuntino, lo mangi per il rilascio della dopamina e poi finisce. Ti piace, vero? E finisci per entrare in un circolo vizioso di continuare a mangiare più volte per ottenere quella piccola dose di dopamina al giorno. Oppure sui social media, questo fatto di continuare a scorrere verso l'alto, c'è una micro dose di dopamina nel cervello e poi scorri di nuovo e così entri in un ciclo da cui non riesci a uscire. Altre dipendenze, come dipendenza da shopping, dipendenza persino da pornografia o dipendenza da droga stessa, che poi inizia che la droga, la maggior parte delle droghe rilascia un po' di dopamina e a volte non è nemmeno un po', è molta. E così ti induce a prendere la prossima dose. E tu hai qualche dipendenza? Scrivimi qui sotto nei commenti che voglio sapere. Ma parlando anche delle dipendenze che rilasciano dopamina, c'è anche la dopamina sana. La dopamina sana si trova nell'esercizio fisico, ma deve essere un esercizio fisico che ti piace. Se fai un esercizio che non ti piace, che fai controvoglia, dimenticalo, non ne uscirà nulla. Puoi spremere quanto vuoi, ma non uscirà una goccia di dopamina. Quindi molte volte all'inizio devi fare un po' di esercizio, anche se non ti piace, per guadagnare un po' di entusiasmo, un po' di
capacità funzionale per riuscire a fare l'esercizio che ti piace, no? Per esempio ti piace ballare, ma a volte non hai nemmeno il fiato per farlo, devi iniziare camminando per poi evolvere verso una danza. Ora, se capisci che il tuo cervello sta cercando la dopamina, in quel momento, per esempio, hai il brigadeiro davanti a te, vuoi mangiare il brigadeiro e sai che non hai fame, dici, ehi, è il mio cervello che cerca dopamina. Puoi fornire in quel momento una dopamina che durerà più a lungo ed è più salutare. La dopamina di quel brigadeiro durerà alcuni secondi, forse minuti, ma se fai un po' di esercizio, anche solo 30 minuti di camminata, quella dopamina durerà ore e così non cercherai questi piccoli vizi dannosi per il tuo corpo e che sono anche infiammatori. Detto tutto ciò sui principali aspetti psicologici dell'ipedema, allora cosa possiamo fare per migliorare? Ho già menzionato alcune cose, ho parlato del caffè nell'ansia, ho parlato dell'esercizio e della relazione con la dopamina, ma l'esercizio ha anche un aspetto legato all'infiammazione. L'unico modo che abbiamo nel nostro corpo di rilasciare sostanze antinfiammatorie e combattere l'infiammazione, purché sia a un'intensità moderata. Ho diversi video qui sul canale che parlano dell'esercizio fisico, soprattutto dell'esercizio nell'ipedema, e ho anche scritto un libro sull'esercizio nell'ipedema in cui discuto ampiamente dell'infiammazione e dell'esercizio fisico. Ma riassumendo, è molto importante che l'esercizio fisico sia quotidiano, moderato. Nessuno vuole creare un maratoneta dall'oggi al domani, soprattutto. Le donne che hanno il lipedema già hanno una perdita della massa muscolare. Non si può iniziare esagerando perché altrimenti si sentirà dolore e si abbandonerà l'esercizio, ma anche la dieta è molto importante. Cerchiamo una dieta antinfiammatoria per combattere la causa di tutto questo, ma ci sono anche altri strumenti come la meditazione. Le tecniche meditative possono aiutare a ridurre l'infiammazione, migliorare il modo in cui gestisci la tua mente. Esercizi di respirazione, l'inspirazione prolungata e l'espirazione prolungata hanno anche un impatto molto importante sulla nostra mente. È anche molto prezioso trovare un professionista, bravo, un professionista che si dedica a te, ad aiutarti nell'autoconoscenza, aiuterà molto in questa ricerca della disinfiammazione e del miglioramento della salute mentale. Lo yoga sono anche esercizi. Ha un aspetto dell'esercizio e che lavora anche allo stesso tempo su come noi gestiamo la nostra mente. Quindi lo yoga, soprattutto il pranayama yoga, che include anche gli esercizi respiratori. E ci sono anche molti farmaci, ricordando che i farmaci sono responsabilità del medico. La responsabilità tua sarebbe prendere il farmaco secondo la prescrizione e questo dipende molto da caso a caso. Esiste una bioindividualità molto peculiare nell'ipedema. Quello che ha funzionato per una non necessariamente funzionerà per un'altra. Quindi non è solo prendere ciò che le tue amiche con l'ipedema stanno prendendo. Il problema è molto più complicato di così. Partecipo a molti forum di chirurghi vascolari e l'altro giorno mi hanno chiesto qual è la formula segreta. Per il lipedema, ragazzi, non c'è una formula segreta, dipende da paziente a paziente, dipende dalla causa di base. La grande domanda, penso che la grande formula, il grande segreto sia questa domanda qui: cosa ti infiamma? Il giorno in cui riuscirai a risolvere e rispondere a questa domanda, il problema sarà risolto. E allora, ti è piaciuto questo video? Iscriviti al nostro canale, condividilo con le tue amiche, prendi questo link in alto, invialo a tutte quelle che pensi possano avere il lipedema, commenta qui sotto cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, cosa ha funzionato per te e cosa non ha funzionato per te. È molto importante perché voglio che le persone che hanno visto questo video, che stanno soffrendo di lipedema, che leggano i commenti qui sotto, perché così vi identificherete con uno o l'altro problema, vedrete che non siete sole al mondo. Ci sono molte persone dedicate, anche se molte approfittano dell'ipedema cercando di venderti soluzioni miracolose. Ci sono molte persone serie che cercano di aiutarti. Ci sono molte persone serie che producono contenuti scientifici per cambiare il corso dell'ipedema nel mondo. Quindi
Andiamo, nel prossimo video metterò il meglio per te da guardare.